Buonasera ragazzi e benvenuti alla Botteguccia dei Sigilli in doppietta. Pam pam, una sera dietro l'altra e questa sera abbiamo deciso, insomma, di entrare direttamente in accoppiata io e l'amico Dagon Lorai. Buonasera Dagon. Ciao, buonasera Teo. Io mi sento già di casa, per questo ho chiesto esplicitamente di entrare insieme a te, no? Anche per dare una immediata continuità con la precedente registrazione e premiere andata in onda proprio ieri sera, ecco, alla quale ho partecipato come chattatore, si può dire così, un chattatore, e è stato molto bello, veramente, lo dico subito, confrontarmi, ecco, in maniera chiaramente tastiriforme con gli utenti del tuo canale, che devo dire la verità, sono bellissimi, perché non vanno fronteggiati, né affrontati, né guerreggiati, ma è bello ascoltare la divergenza con la quale affrontano con cordialità, ecco, la dualità nei miei confronti. È bella sta roba, bella sta roba. E attraverso questa dualità che abbiamo creato, l'abbiamo risolta immediatamente, attraverso il buon senso e il ragionamento, no? Qualcuno di loro è stato. Ho imparato molto da questa sera, dalla serata di ieri, perché mi hanno insegnato veramente che non è tutto brutto ciò che vige nelle chat dei video che ci sono su YouTube, No, che infatti. trovo essere un luogo di veramente una fucina di stronzate, insomma, per parlare in Spesso e inglese, volentieri. in Sì. anglosassone. E con questa volevamo appunto riprendere il discorso, no, che abbiamo dovuto troncare per motivazioni proprio di tempo, anche perché divento poi soporifero a un certo punto. Oh, Va che vabbè. ci mettiamo l'ironia, però sono tematiche pesanti talvolta da accettare, in quanto paradossalmente confutano in maniera però non proprio super chiara all'inizio ciò che sono le nostre credenze, pur raccontandole alla stessa maniera, secondo però una visione da un altro punto di vista. La verità, per esempio, è una montagna, come la montagna, che vediamo da una prospettiva diversa, ma è sempre la stessa montagna. Io ci arrivo da un versante, un'altra persona da un altro, eccetera, Esatto. voglio dire. Però No, ma quando arriviamo in infatti. cima, se arriviamo in cima, aiutandoci chiaramente, fornendoci anche informazione l'un l'altro sui passaggi migliori per raggiungere la vetta, raggiunta la vetta si riesce a capire che, cacchio, però la montagna aveva anche questa risalita, poi c'era anche questo versante però da indagare. Oh, non avevo visto questo strapiombo nella zona Esattamente. nord-est. Quindi questo dà molto, conferisce molto valore a chi ti segue, il fatto di aver dimostrato di avere la comprensione di questo concetto, perché ne nessuno mi ha insultato, perché di solito succede questo, finiscono per insultarmi perché vado a confutare qualcosa che per loro è assolutamente vero, anche per me. La quarta via di Gurdjieff è verissima, cioè è verissima, e se uno usa altri termini e racconta le stesse cose, ma sotto forma di in un'altra forma. Io ho cercato di dare anche il mio contributo, più che altro per allora, la parola formare non mi piace, per definizione, però quello a cui cerco di spingere con quello che faccio qui alla Botteguccia, con quello che farò con il canale nuovo, poi è questa la mia intenzione, è quella di tenere aperti i canali della percezione, perché secondo me ti contraddico leggermente nella terminologia, nel senso che tu non hai, secondo me, contraddetto delle verità. Tu hai, giustamente come adesso hai specificato nella metafora della montagna, tu hai aperto semplicemente la possibilità di contraddire l'errato approccio a delle verità che possono essere come dei pozzi differenti dai quali poi sempre acqua viene fuori. E questa è una cosa, secondo me, importante, e considerando la nostra posizione centrale, anch'io penso, ma infima,
comunque all'interno dell'universo in quanto singolo individuo di una singola incarnazione, non possiamo avere l'arroganza né di controbattere, né di respingere, né di accogliere in toto quello che ci viene detto da un'altra incarnazione. È per questo che ho spinto anche Cristiano, che spero sia con noi anche stasera, ieri, piuttosto che altri amici, a aprirsi e dire: finché non si tratta di insulti gratuiti, allora potete andare a fanculo. Perché tanto gli insulti, perché non ha senso. Però cioè, hanno tutti argomentato, profondamente argomentato. Quindi io veramente accolgo e ho solo da imparare. Su questo ho solo da imparare. È impossibile mettere la divinità che siamo nel corpo. Tanto è vero che l'ho spiegato, e con questo colgo l'occasione per ricapitolare, ricapitolare ciò che abbiamo detto riguardo l'uomo, che è un essere tripartito, è formato da queste tre parti gestite e sovraintese dall'originale essere che siamo. E succede questo, che non è possibile che l'io possa entrare nel corpo se non attraverso, in maniera indiretta, ecco, attraverso il corpo astrale, eterico e fisico. È l'unico modo che ha l'io, cioè chi siamo veramente, per poter giungere sulla terra, ecco. Quindi pretendere, ecco, di arrogarsi il diritto di conoscere la verità e dire che quella è la pura verità, non va bene, a meno che lo si faccia con un cuore puro della coscienza, cioè riscontrare in maniera scientifica, attraverso la visione immaginativa, che è facile da sviluppare in realtà, attraverso questa, la chiamiamo il pensiero critico. Però io la chiamerei coscienza immaginativa, che è molto meglio definirla così. E questa ci dà poi la possibilità di riscontrare nella realtà soggettiva quello che avviene nei mondi superiori. Quindi si può dire che, ad esempio, la vita continua, ecco, lo si può dire perché ci sono riscontri che poi ognuno di noi può vedere quando decide soltanto di aprire il terzo occhio, no? Oramai accecato col dito così. Quindi voglio dire, ci sarebbe gran bisogno che si aprisse il terzo occhio. E chi frequenta il tuo canale sembra essere anche molto attento, ecco, a chi porti. Io questo l'ho notato, perché di solito si parte in svantaggio, ma qui, ripeto, gli interattori, coloro i quali interagiscono con te, sono pochi ma buoni, sono quella specie, quelli che chiamerei samaritani, cioè persone che si fermano a capire quello che succede, poi che siano d'accordo o meno non è importante, però si fermano, dice: aspetta, fammi sentire sti imbecille che c'ha da dire. Poi dopo 20 minuti magari dice: oh, che è proprio imbecille, oppure dice: non è proprio imbecille, un po' scemo, però non è imbecille, dai. E fa... Però tu hai attrazione anche di persone che potrebbero essere incredibilmente razionalista fra quelle che io conosco all'interno, piuttosto che... Poi ragazzi, dovete un pochettino, adesso andiamo al centro degli Asura, certo. Ma dovete perdonarci, perché in realtà io e Dagon abbiamo già fatto un ampio tre quarti d'ora di backstage che avrebbero potuto farci portare via come santoni impazziti, come rivoluzionari, come sovversivi, come persone che hanno parlato di cose molto personali, tutto in 40 minuti, perché siamo super super, come dire, no, guarda, sento già le sirene raggiungermi. Però sono il punto, io sono contento, ragazzi, cioè mettetevela via, ha detto parole secondo me estremamente importanti Dagon. E poi io direi che partiamo, ma perché poi è l'anima di quello che io spero di riuscire a fare. Cioè, la pizza vi sfama, la pizza può essere parzialmente il pizzaiolo, ma la pizza non è colui che fa il volantino migliore per vendervela. Cristo non è il Vaticano, piuttosto che Allah non sono le frange estremistiche islamiche, piuttosto che il buddismo non sono i santoni impratichitisi in Oriente, che poi vengono a vendere le collanine qua a 100 euro l'una. Cioè, quella la differenza, insomma, anche che secondo me, e anch'io sul mio canale e sull'altro spero di fare, perché Teo sicuramente ha un approccio aggressivo magari della comunicazione, anche ampolloso alle volte, però bisogna andare oltre, perché altrimenti l'accoglienza
l'accoglienza delle diverse sfumature non c'è e non mi interessa. In quello è l'unico caso che non mi interessa, la vigliaccheria e la non accoglienza delle sfumature. Per il resto, insomma, grossi complimenti che vi ha fatto Dagon e sono contento. Ma la verità, questo era quello che penso davvero. Mi sono esposto, io faccio di mestiere pubblicitario, quindi in antitesi completa. Rispetto a queste vedete cose, vedete come si è venduto bene. Io Dai, sono io, vedi, io potrei amici. Usare sì, potrei usare la Gestalt per fare propaganda, ma sì. Le cose che vado dicendo e divulgando non appartengono, diciamo, a me, non derivano da me, non sono opinioni, sono il frutto di osservazioni e studi che ho fatto di persone che hanno speso la loro intera vita a studiare queste cose, quindi gli do grande rispetto e lo stesso rispetto che do alle persone che hanno ascoltato. E veramente io non biasimo chi dice no, ma l'antroposofia è complicata, è troppo vasta. Ma è così. Quanto tempo ci è voluto per comprendere il sistema solare? Quanto tempo ci è voluto? Esatto, poi la pillola purtroppo non salva. La pillola non salva, non c'è un'immediatezza ed è proprio questo, lo smart, la semplicità, parla come mangi, oppure un corso di un giorno e conosci l'enneagramma, queste cose vengono direttamente da Lucifero. Ne abbiamo parlato ieri, proprio ieri abbiamo parlato di come la Trinità, no? Che conosciamo nella parte alta, nelle terminologie di Padre, Figlio e Spirito Santo, ma sono solo terminologie, attenzione, queste sono forze. E poi c'è una Trinità, la Trinità controversa, che sarebbe Arimane, Lucifero e Asuras, o gli Asura, e questa praticamente si oppone, semplicemente. Noi abbiamo parlato proprio di questo ieri e anche in questo caso, dal punto di vista del bene, no? Si cerca in qualche modo di creare un legame, c'è un legame tra queste due trinità, no? E noi dobbiamo cercare di essere anche noi tripartiti, avere una visione ternaria. Proprio ieri, grazie ad Antonietta, che veramente la ringrazio per aver chiesto, scusami, mi dai la definizione, scusa, di vita, con quello che dici vuoi dire che il contrario della vita non sia la morte? No, perché il contrario della morte è la nascita, e la vita comprende queste due cose. Quindi quando mi riferivo e lì forse ho creato un po' di divisione tra me e qualcuno, quando ho detto che non credevo al concetto di yin e yang, non significa che non lo accetto. Quello, cazzo, è la cosa più importante dell'universo. Scusa, i principi della termodinamica la raccontano benissimo, cioè la dualità è fondamentale per comprendere. Però per comprendere cosa? Che noi dobbiamo stare al centro nella dualità. Quindi, cioè, se uno ha paura, questo è sempre, dicevo, come scrivevo ieri, se qualcuno ha paura non deve pensare al coraggio, ma deve altalenare, fare un gioco altalenante tra temerarietà e paura, temerarietà e paura, alternando, diventando come una lancetta di un metronomo, crea un ritmo che gli consente di oltrepassare i tempi e creare una vera e propria musica interiore. Quindi, quando uno ha bisogno del coraggio, deve meditare in questo senso. Deve meditare in se stesso, passando dal pensiero della paura a quello della completa temerarietà. Così sconfigge ogni paura e così crea il coraggio, che significa avere un po' di paura e un po' di temerarietà in un mix perfetto. Quindi, quando dico che non credo allo yin, allo yang, oppure intendo dire, io non credo come si crede ad una squadra di calcio. Per esempio, io credo nel Napoli, ma se il Napoli perde, qualche volta può perdere. Questa è una delle domande che ti avrei fatto, infatti. Sì. Scusa, non l'ho anticipata. No, ma mi riservo poi per dopo anche un'altra roba che aveva detto Cristiano, che io ho cercato di renderla non interpretabile, perché non è che non siano capaci di comprenderla i nostri amici, ma certo. Di trasferire, ecco, una visione della
dell'antroposofia, sì, in quello che poteva essere, insomma, qualcosa di più vicino ad altre credenze, così come io ieri ho parlato della via Pali, insomma, della via di mezzo, che Buddha Shakyamuni non ha mai detto bisogna evitare, quindi estrarsi dalla materia da una parte o estrarsi dallo spirito dall'altra. Non è esattamente, no, ma... anzi, è esattamente il contrario, perché altrimenti saremmo in Lucifero da una parte. Oh, pensa che, guardate quanto sia una menzogna. Purtroppo noi, vivendo in Occidente, siamo l'impero della menzogna, ormai lo sappiamo tutti. Quanto viviamo in questa menzogna? Perché il dottor Steiner riferisce sullo studio dell'evento del Golgota, sulle sue indagini non medianiche ma chiaroveggenti, che c'è una bella differenza. La chiaroveggenza sta nella presenza. Invece la medianità abbandoni il tuo corpo, una parte di te va via e ne fa ingresso un'altra, che purtroppo non ha la carta d'identità e potrebbe essere chiunque. Invece Potrebbe essere chiunque. potrebbe essere chiunque. La chiaroveggenza invece è l'individuo che si reca con il pensiero immaginativo presso una data epoca e uno spazio, e possiamo farlo tutti. La chiaroveggenza si può sviluppare. E con questa dote, lui ci ha riportato come... aspetta, mi sono perduto perché poi sono entrato troppo in questa cosa. Di cosa stavamo parlando? Stavamo Mi sono parlando perduto, era molto importante della questa cosa. via di mezzo della non estrazione da una Sì, ecco, posizione sì, grazie, grazie a te, materiale grazie né a te. spirituale o Io chiedo scusa psichica. perché devo fare una traduzione da questo geroglifico che è la volta l'antroposofia, che è farraginoso. Ho ragione, è vetustissimo, quindi devo fare una traduzione con termini più semplici ed è difficile, in tempo reale è proprio difficile, chiedo scusa. E quindi Steiner racconta di come il corpo eterico del Cristo sia quello di Buddha. Sì, E che è una il cosa. corpo eterico, Buddha si dona all'incarnazione cristica. E tutto quello che è stato, Buddha non influisce oppure non vuole confutare o controvertire, non so, non saprei come dire, non vuole andare contro, ma semplicemente l'amplia, anche la scienza. Sì. L'antroposofia non va mai contro la scienza o contro la chimica, mai, ma la integra. Faccio un Ecco. esempio che può piacere molto alle persone che ti seguono, in quanto tu parli molto di cinema. Pasolini ha realizzato il suo ultimo film, sappiamo, 120 giorni di Sodoma. È stato molto criticato dai lettori di De Sade, quali io sono. Io ho letto tutta la sua bibliografia del Marchese de Sade. E non è vero, perché il film completa. Non c'è alcuna di differenza, non ha cambiato la storia oppure nulla di tutto ciò. Ha reso una dimensione di completezza. Io ho capito meglio gli scritti di De Sade dopo aver visto poi il film di Pasolini in adolescenza, ecco, Le 120 giornate di Sodoma, Salò. Quindi è la stessa cosa. L'antroposofia quindi va accolta non come dottrina, attenzione, la quarta via è una dottrina ed è meravigliosa. Tutte queste sono meravigliose dottrine. L'antroposofia è uno strumento. È uno strumento. Esatto, la Non è una cosa citazione che, con non pedanteria. è un metodo di vita. Steiner dice: quando andate a lavorare, siate quello che siate, siate uomini del vostro tempo. Tu vendi, sei un macellaio? Sei un macellaio. Poi quando torni a casa puoi avere anche macellato 1.000 maiali a settimana, quello che fanno quelli che i disossatori si chiamano, fanno questo mestiere 1.000, 2.000 a settimana, ne ammazzano. Però quando tornano a casa possono essere i più alti antroposofi, perché l'antroposofia è uno strumento di conoscenza dell'uomo affinché questo ultimo possa prendere delle giuste scelte sulla via da percorrere verso la verità. Quindi tu, se l'antroposofia è come una prova del 9, ti piace il buddismo? Però diamine, dai la possibilità all'antroposofia di fornirti strumenti che sono occidentali, comprensibili a noi che siamo cresciuti a pane e mulino bianco, capite? Quindi il
il fatto che noi veniamo investiti da questo regalo che ci ha fatto Rudolf Steiner, cioè di codificare un linguaggio che non avremmo mai capito, perché non abbiamo gli occhi a mandorla. Non possiamo capire realmente il Buddha, potrete sforzarvi quanto vorrete, ma ai miei occhi apparirete sempre ridicoli. Ho abitato a Monza per diverso tempo, quasi 2 anni, e vedevo in giro un fenomeno che qui al sud è molto raro. È presente gli Hare Krishna, oppure coloro i quali seguono queste vie orientali, però vivono a centro di Milano. Sì, ma infatti c'è una bella... Ho grande rispetto per loro. Sì. E scusami se non ti lascio parlare, ma solo per fare il gancio su ciò che parliamo. Queste persone sono le più possedute che si possano mai incontrare. State alla larga, anche se vi appaiono persone magnetiche, persone che sembrano calme, ma non è la calma che dobbiamo ricercare, ma è la mitezza che diventa uguale fortezza, che è pur questo un diamine di strumento gigantesco. Come l'acquisiamo noi? Conoscendo le forze del male, conoscendo le 3 entità che abbiamo già spiegato come, in che modo agiscono, cosa vogliono, dove vogliono portarci. Abbiamo detto che Lucifero vuole portarci a essere liberi di, liberi di fare quello che ci pare, e quindi si sostituisce al Cristo, perché il Cristo ci dice liberi da. Poi c'è Arimane, che sta più in alto, quindi è più cattivo, che è quello, va contro il padre, perché lui dice sono io vostro padre, ma tu, tu hai un problema, io ti faccio l'applicazione, certo, che ci soffi dentro e vedi se c'hai la malattia del secolo, di 2 o 3 anni fa, soffiavi dentro l'applicazione, c'è gente che l'ha scaricata e l'ha usata, ve lo ricordate? Portare a pensare che anche la morte sia un problema e di poterci mettere in mano. E non c'è nulla dopo, e Arimane vi vuole portare in una dimensione. Qualcuno mi faceva notare che era, diciamo, nella cultura egizia ben spiegato questo, no? Però Steiner parla di dimensioni, 8ª dimensione, no? Che è un ricominciare molto gurgiffiano, se ci rifletti, su una nuova serie di note. Per questo è un'8ª dimensione, ci vuole tirar via da quella a cui siamo predestinati, cioè quella di ritornare in realtà indietro da quella precedente, non di salire di un'8ª, non siamo ancora pronti. Invece Arimane vuole portarci via. E poi ci sono gli Asura, che vogliono solo, e dove abbiamo interrotto, e quindi ricomincio da qui, e sono coloro i quali, che sono entità molteplici, non si sa molto, perché chi doveva studiarli purtroppo li ha intesi poco, perché sono da pochissimo tempo in azione sul mondo, pur esistendo da molto prima delle precedenti entità. Gli Asura combattono, si mettono contro il cosiddetto Spirito Santo, quindi la terza parte della Trinità, no? E infatti sono, sappiamo che c'è Padre, Figlio e Spirito Santo, no? E quindi ci sono Arimane, Lucifero e Asura, che sono queste 3 forze. Io do questi nomi, ripeto, per chi non avesse visto la scorsa puntata, solo per capirci, per usare la tradizione occidentale, così che si possa dare una parola per la quale abbiamo tutti la semantica chiara, e siamo a posto, ho spiegato. Lucifero si occupa dei mondi interiori, delle emozioni. Arimane dei mondi esteriori e dei sensi esteriori, il piacere, il godimento dal potere economico, no? Dai soldi, dalle macchine, eccetera eccetera, avere famiglie ampie. Io, sai, la mafia, la camorra, sono tutte alimentate da queste entità. E gli Asura invece sono tutte le dipendenze distruttive, nell'erotomania, nella psicopatia, e qua andiamo in un campo a te molto più chiaro, per te molto più chiaro, il serial killer ad esempio sottostà quasi completamente alle entità di tipo asurico. Gli Asura dobbiamo immaginarli come residenti fissi delle nostre menti, sono gli unici che non hanno corporalità e non si incarneranno mai. Gli unici che sono proprio impediti, perché sono vigliacchi, perché loro della natura umana, dell'esperienza terrena, ne hanno le palle piene.
loro detestano il fatto che esista la Terra, il sistema solare. Loro desiderano la singolarità, il buco nero, no? La vaporizzazione dell'universo. Sono quelle forze che portano l'universo ad espandersi, eh? Ovviamente anche a loro dobbiamo, perché nella loro malvagità estrema ci consentono di operare. Loro sono quelle entità che Lovecraft decreta come quelle che non hanno nemmeno idea che esistiamo. Quindi, capito, ed è meglio che sanno che non esistiamo, no? Perché se... cosa succede? Che gli Asura invece ci hanno visto e come, e quindi hanno trovato un sistema per raggiungere la dimensione, ma non arriveranno mai nella dimensione terrena, non potranno mai influire se non attraverso l'unica debolezza che ha l'uomo, perché l'uomo nasce puro e come emanazione dei serafini, serafica, quindi totalmente pura. Non c'è proprio, non può fare alcuna azione cattiva un essere umano, quella che consideriamo noi oggi cattiva, intendo, eh? Perché è guidato solo dalle forze del bene. E l'unico problema che ha l'uomo è che ha, avendo il libero arbitrio, può scegliere di aprire le porte a queste entità che hanno, aspettano con calma il momento in cui tu lasci la porta aperta per infilarsi e cominciare a operare nel mondo. Queste qua poi, se ci facciamo caso, questi Asura sono i responsabili principali del fenomeno che noi chiamiamo ufologico. Okay. Qui mi farò tanti nemici, io lo so, lo so. Io chiedo scusa. Però ragazzi, calmiamoci subito, perché io non ho intenzione, ripeto, ciò che dico non va a distruggere delle verità che non sono veraci, nel senso che non appartengono al vostro cuore, però qualora vi siate costruiti un'impalcatura di vizi di forma, o di sentiti dire, e purtroppo sarò doloroso, sarò antipatico, non mi importa, perché veramente lo faccio con amore, con devozione verso ognuno, perché sennò mi stavo qui, mi facevi i fatti miei, parlavamo io e te, Teo, ti raccontavo un po' di cose, potevano tornare utili, tu me ne dicevi altre e tornavano utili a me. Ma qua stiamo facendo una cosa, anch'io guadagno dall'ascolto e dalla risposta che mi date, quindi stiamo collaborando tutti insieme, ecco, non guardatemi come il saputello, quello che crede di aver capito, no, io metto in mezzo, ecco, sono andato da una parte, ho trovato una cosa e ve la porto in assaggio. Assaggiate sta mozzarella di bufala che vi porto. Ditemi se vi piace più quella di Aversa o quella di Battipaglia. Faccio questo, attenzione, non la faccio io, non è la mia mozzarella quella. Non l'ho fatta io. Ok, quindi vi prego. Però, ascolta, datemi ascolto. Poi vediamo se dico stupidaggini o cose che magari hanno un interesse verso di voi, no? Un magnetismo che possa essere utile affinché voi andate alla radice di ciò che dico, alla fonte. Allora, perché ragazzi, scusami Dagon, ma vai. I mondi per esempio infernali, che magari qualcuno di voi può avere conoscenza di quella che è la parte meno filosofica e più spirituale delle varie scuole del buddismo. Vi faccio un solo esempio: i mondi infernali, quelli in cui risiedono i cosiddetti spiriti chiamati Rakshasa, gli spiriti che hanno fame continua, capiamo bene che dobbiamo cercare di dare un'interpretazione per la nostra vita, che almeno è parzialmente materiale, fuori di metafora di queste cose, così come Malanga potrebbe dirci una cosa in relazione alle intelligenze extraterrestri, piuttosto che altre persone. Quindi il concetto fondamentale, ripetiamo come abbiamo fatto i complimenti all'inizio, come lui li ha fatti, è quello di tenersi aperti, di cercare di acquisire uno strumento in più. Non dovrete mai uscire da questa puntata della botteguccia o dall'aver incontrato Dagon col dire io, ok, adesso ho capito, anche perché sarebbe di nuovo un errore anche quello, perché sarebbe fondamentalmente assolutamente una, hai parlato di una cosa bellissima, hai detto la parola, sì, tu hai detto la parola fame. Le forze del male, soprattutto quelle asuriche, hanno un grave problema: non possono generare energia, possono solo predarla. È proprio per quello. Hanno una fame infinita.
Qualcuno si è mai chiesto per quale motivo noi ci si debba nutrire? Nell'antica Atlantide non si mangiava niente, non c'era la pietanza come la conosciamo oggi. Loro generavano un'energia corporea con il pensiero. Prima, nella Lemuria, cioè nell'impero che c'è stato prima, che si intende dire la forma umana che avevamo, non c'era nemmeno questo. C'era la parola, con la parola si generava l'energia. Ok? E adesso abbiamo dovuto attingere alla materia, perché siamo sempre più nella materia. E quindi dobbiamo ingerire materia per trarre, indurre il nostro corpo astrale a comandare il corpo eterico alla digestione, alla creazione di queste energie. Che, ragazzi, io posso sembrare assurdo ciò che dico, il cibo non fornisce energia. Non è il cibo a fornire energia. Il cibo è la miccia affinché noi possiamo creare l'energia. Questa è una cosa molto difficile da accettare e mi occorrerebbe molto tempo per argomentare con più prove. Però, per favore, accettate, facciamo finta che sia così. E quindi che succede? Che gli Asura devono trovare il modo di nutrirsi, perché loro non hanno la possibilità, attraverso la materia, di poter innescare il meccanismo per il quale loro possano creare queste energie che gli servono per esistere in quella forma. Attenzione, che è verissimo che nulla muore nell'universo o nulla si crea, tutto cambia. Loro non vogliono cambiare, per questo vogliono la distruzione dell'uomo, gli Asura, perché l'uomo li costringe a fare la scelta. Cosa voglio dire? L'uomo è destinato a essere una di queste gerarchie celesti, sarà la più bassa sicuramente, parte dall'ultimo. Ci sono gli animali, per ora, sono le prime gerarchie di questi mondi celesti, poi ce ne sono salendo sempre di più. Cosa succede? Che quando... è come il gioco delle sedie, no? Ti devi alzare fin quando la musica va, poi devi trovare un posto, se no sei fuori. Gli Asura hanno deciso, vogliono partecipare, perché lui ha la sua sedia, si vuole alzare da là. Quindi stanno impedendo in tutti i modi che l'uomo possa diventare la prima gerarchia e concedere quindi agli animali di diventare la seconda e così via, agli arcangeli la terza e andando sempre in alto, no? È così. È come, non saprei, è come le palle da bowling, no? Si impilano, diciamo, eccetera. È chiara. È molto chiaro. E gli Asura lavorano su questo versante, cercano di distruggere l'uomo con le dipendenze, sono quelli che si occupano delle dipendenze, l'omicidio, buona parte dei suicidi sono tutte indotte dagli Asura. Ad esempio, se voi possiamo fare personaggi di nomi, nomi di personaggi di nomi, legamenti che rendono più, sì, più è la certo puntata, eh. Ma ragazzi, ad esempio, Netanyahu non è un essere umano come me o come te, purtroppo. Lui è legato agli Asura, legato totalmente, perché nei suoi comportamenti, anche nel suo stesso volto, è possibile vedere chiaramente che l'antinomia che tu hai nominato, l'antinomia in lui è palese, cioè andare contro ogni legge sia dell'universo che dello spirito, sì, con una nonchalance, veramente come... è incredibile. Quando si tratta di bocciare, rimandare un allievo all'anno successivo, no? Qua si tratta di vita o di morte di intere etnie, che è una cosa più antinomico di questo. E quindi queste persone sono motivate, ecco, da Asura, che hanno il potere di generare successo. È capitato a qualcuno? Sono sicuro che scavando nella vostra memoria troverete la situazione per la quale abbiate, almeno una volta nella vita, trovato la strada spianata verso un'azione cattiva. Vi siete resi conto che avete fatto qualcosa del male a qualcuno e tutto ha portato a farvi fare quel male. Tutto, quel giorno avete trovato, dei soldi a terra
E li avete speso con un amico che ha problemi di alcol, l'avete invitato a cena, gli avete fornito il denaro per ubriacarsi e lui poi ha ricominciato proprio quel giorno a fumare e a bere, no? Quante volte dici, cacchio, com'è possibile? Ho trovato di 200 euro a terra, 100 me li sono bevuti e 100 me li sono messi in tasca, io con 100 euro ho comprato il latte per mia figlia in polvere e 100 ce li siamo bevuti, mica ho fatto male. Certo che hai fatto male. Uno, a comprare il latte in polvere a tua figlia, e due, a comprare l'alcol per il tuo amico. E Yasura, entro queste intercapedini del pensiero, amano vivere, si trovano proprio bene, stanno proprio come i pazzi, come a Vico e Quenze proprio, ah, così a bordo piscina, e ci bevono come dei drink. Fanno questa cosa. Ma io vorrei che tu specificassi un po' meglio, perché è gettato l'amo, in che maniera intendi, Dagon, il fatto che perlomeno una certa porzione o tutti le entità aliene che perlomeno sì, hanno a che fare con questa terra e questa serie di incarnazioni possano essere definiti come Asura, perché qui almeno andiamo nel fondo della provocazione, perché deve essere completa. Certo. Allora, noi abbiamo sempre da diversi secoli a questa parte l'idea del relativismo, sia che è ormai diventato anche quello spirituale, no? Sì. E quindi c'è questo chiasso. In questo chiasso c'è qualcuno che sguazza e noi siamo per loro come un idromassaggio, l'acqua dentro l'idromassaggio, no? Per lui è un toccasana, che c'è tutto questo impeto, questa divisione. C'è stato un momento in cui nella storia hanno dovuto per forza creare qualcosa che sia inerente, ecco, le due forze di cui abbiamo parlato prima, ovvero quella luciferica e quella arimanica. Quindi si sono anche loro a loro volta divisi per potersi nascondere meglio e, come parassiti, usare Lucifero e Arimane, che, attenzione, ripeto, non sono malvagi in sé, forse proprio tu hai detto, è come li usiamo, no? È come lasciamo che loro entrino nella nostra vita. È chiaro, il camino in casa va bene averlo, ma avere un incendio intero non è un problema in casa, no. Giusto? L'abbiamo detto, ribadisco, solo perché poi uno si infervora subito magari quando dici qualcosa è fuori posto. Ora tendo sempre a tirare le mani avanti. Si sono divisi questi Asura. Cosa hanno deciso di fare? Di nascondersi ben bene, prendendo un po' di caratteristiche da Arimane, alcune caratteristiche da Lucifero, no? E agganciandosi al loro influsso, che era già palesemente ampio all'interno di ogni uomo, ripetendo sempre che sono gli unici che non possono proprio entrarci nei nostri corpi, non possono pervadere l'astrale di nessuno, gli Asura, solo hanno la possibilità da lontano, solo da lontano, in maniera indiretta, sfruttando quelle altre due forze. Allora, cosa hanno fatto? Si sono divisi in tre categorie. Ci sono cosiddetti alieni luminescenti, che però sono stirpi che esistono, ragazzi, da tempo incalcolabile. Ora hanno deciso di avere questa veste per poter interagire con il loro cibo. No? Si comportano un po' come i naturalisti, che si vestono da imbecilli con il becco e si mettono le piume per vedere i macachi, cioè, che ne so, nella foresta pluviale, no? Si nascondono sotto le vesti per non farsi riconoscere. Queste entità, che nel corso delle ere hanno sempre sfruttato la nostra fisicità, ecco, per il loro tornaconto, adesso hanno bisogno di manifestarsi sotto questa forma. Si sono divisi, come dicevo, in tre categorie, i cosiddetti luminescenti. Questi sono sempre termini antroposofici, che potrebbero essere cambiati o tradotti con tanti altri. Qualcuno dice i Deva, no? Deva potrebbero essere. Sì, esattamente. Sì. E cosa succede? Che questi luminescenti lavorano per nutrirsi sotto forma di suscitatori, come zolfo del pensiero. Loro entrano per lavorare sulla nostra psiche profonda, con le credenze, con l'empatia,
ad esempio. Loro ci danno l'empatia. L'empatia va sostituita con la misericordia, questo è il problema, ma purtroppo ci sono loro che ci impediscono di capirlo. Quindi abbiamo l'empatia grazie a loro, che non è una cosa che è proprio il massimo, purtroppo. Poi loro lavorano su sull'invidia, creano questi sentimenti, no? Lavorano sul sentimento, sull'impressione, creano il giudizio. Cioè quando faccio la carità ad un extracomunitario che sta fuori al supermercato, per quale motivo? Non va bene farlo, perché tu stai dando non i soldi a loro, ma a chi sfrutta l'immigrazione clandestina in Italia. Perché esatto. Se voi chiedete a chiunque di questi, con cui magari instaurate un rapporto di confidenza e fiducia, ti dirà che deve dargli questi soldi, perché se non li danno gli viene concesso il sussidio statale. Esatto. Questi sì. Sono i luminescenti. Poi andiamo ad allargare a tutte le varie poi, ovviamente sì, questo è solo un altro modo, chiaro. E poi gli alieni questi qua perché? Perché sono quelli là che fanno le abduction, no? Nelle indagini di Malanga, e lui stesso mi piace perché lui rivede sempre ciò che dice, mano a mano che studia, questo mi piace. Anch'io lo so, anch'io mi sento di essere così. Quindi in questo momento storico posso dirvi che lui aveva ragione sul fatto che questi fossero entità che si nutrono di noi, eccetera, eccetera. Però lui confondeva, no? queste abduction, no? Come esseri che si pigliano l'anima, la tolgono, niente del genere, è tutta un'illusione, perché loro non gli serve mettere l'uomo alieno nel corpo, tutto ciò non gli serve perché loro hanno bisogno che tu provi l'emozione del sentire che dentro di te stia nascendo una vita aliena, no? Queste donne che sostengono di aver subito un abduction, di aver partorito un bambino alieno, gliel'hanno portato via. Non, nella verità non è così, mi dispiace, chiedo scusa se qualcuno possa offendersi, perché dice, cazzo, stavi tu al mio posto, io ho sofferto. Sì, era quello che volevano, perché l'emozione che hai provato è come una grande dispensa, hanno fatto una spesa, tu sei come Lidl per loro. Sì. Fate ragazzi che io non prenda posizione, ma tengo la posizione del moderatore fra ciò che sto pensando io e quello che sta dicendo Dagon. No, però, è sempre vero, questo è giusto. Però ragazzi, è importante riconoscere che, vi assicuro, io ho vissuto una vita incredibilmente, qua faccio una breve inserto personale, ma brevissimo, semplicemente per fare un'aggiunta a quello che stavi dicendo, per cercare di spiegare secondo me meglio l'approccio. Io ho vissuto una vita incredibilmente materialista fino a non tantissimo tempo fa. Poi sono successe alcune cose, mi sono ritrovato grato della vita che ho fatto, mi sono ritrovato nelle scelte che quasi automaticamente mi hanno portato a trovarmi in questo periodo storico in una situazione di dire come cazzo è possibile che io mi sia trovato qua effettivamente. Sta di fatto che se io fossi nato in un'altra condizione, in un altro posto, eccetera, chissà che cazzo di vita avrei fatto in relazione a quelle stesse persone che io adesso sto giudicando e che continuo nonostante tutto a giudicare. Per cui, ragazzi, qualcuno di voi potrebbe pensare, vabbè, ci sono adesso 50 anni di storie di adduzioni e Dagon ci viene a dire mi dispiace, non è così. Considerate il sentimento, una follia la mia, lo so, però... No, però considerate sempre il sentimento, quella che è la sensazione che avete addosso prima di dargli un nome specifico, perché ragazzi, pur essendo stato un super complottista da combattimento fin da quando ne ho memoria io, rimane il fatto che in realtà, secondo il principio della presupposizione, una supposizione fatta prima, se voi non siete lì, non ne avete contezza, non avete i metodi per dimostrarlo, qualunque cosa stiate dicendo è una cazzata a priori, esatto, ok? Esatto. Che si tratti del viaggio sulla Luna, piuttosto certo. Che, guardate, dico una cosa che adesso mi rifaccio io dei nemici, che uno dice, Teo, sei integralista, sei sempre stato integralista su sta cosa. Ragazzi, io sono convintissimo che le stanno favorendo la morte di una marea di persone.
Però giustamente, attenzione, se io vi fornisco una materia da mangiare di cui voi siete, di cui una larga fetta della popolazione è allergica, domani, obbligatoriamente, una grandissima parte della popolazione muore, ok? E non si tratta del sick. Questo lo prendo a prestito da una chiacchierata che abbiamo fatto con Matteo Galantini, speriamo che sia in diretta con noi. Ti saluto, ringrazio. Sì. Però è una realtà. Questo che cosa significa? Che non vuol dire che quelle robe lì non siano la motivazione per cui tantissimi giovani stanno morendo improvvisamente, ma rimane il fatto che effettivamente dare un nome certo alle cose, però... Importante. E allora, ecco, io vi spingo a valutare le cose che Dagon sta dicendo in questo momento, soprattutto su questo argomento non caldo, di più... Tantissimo, anche ecco. Perché io una volta ho avuto diversi disagi anche con cari amici che purtroppo non accettano talvolta qualcosa che davvero per loro ogni prova porta verso quella direzione. Questi esseri purtroppo hanno inventato la storia degli UFO perché per due motivazioni non hanno possibilità di incarnarsi. Per esempio prima nel Lucifero già si è incarnato, quindi non ha avuto bisogno, ecco, di interagire con l'uomo, ci è venuto direttamente, no? Per poi stazionare. A Riman si incarnerà a breve, e quindi sono queste qua, sono entità che poi bene o male hanno scelto di soffrire, di venire al mondo, che ti cadono e ti ricrescono tutti i denti. È presente la vita, sì. Di farsi male, di cadere, di soffrire il mal di pancia. Veramente, guarda che Dagon dopo gli Asura non vogliono, e quindi cosa hanno fatto? E sfruttano al massimo la nostra incarnazione. Io ho aperto gli occhi tanti anni fa, grazie ad un russo, una persona russa, guardate un po' i casi della vita, un amico che ho da tantissimi anni, che è russo, e quando non credevo a niente, molti, molti anni fa, non credevo a nulla, per me ero totalmente ateo, cioè nel senso, non avevo alcuna intenzione proprio di considerare l'esistenza della vita, la scienza per me era l'unico Dio, tranquillamente, ho vissuto come il materialista però in ambito luciferico totale io. Quindi ho vissuto questa vita molto luciferina. Poi questa persona mi disse, io dissi, perché devo credere che un'entità esiste? Ma secondo te, no, se esiste la Madonna, si presenta col velo, si appare sul muro col velo? E lui sai che mi ha risposto, e io sono rimasto proprio, è una cosa un po' simile a quella che sto cercando di fare, ho ripreso questa cosa, mi disse, ma se tu volessi essere un tipo di entità molto superiore all'uomo, e volessi in qualche modo comunicare qualunque qualcosa di importante, o fare qualcosa che per te come entità importante presso l'uomo, ma tu che faresti? Non faresti in modo di essere visto usando i termini che quell'uomo conosce? Ecco. Quando parli a un bambino, usi i termini che quel bambino conosce? Fai ad esempio di cartone animato. Io per buttare un po' di pepe e un po' di sale, noi abbiamo fatto una copertina, una copertina distruzione totale in cui io ho messo un personaggio che per me è uno strumento della diversione e della distrazione relativa alle questioni di genere da diversi punti di vista e peraltro distruttore di un certo tipo di situazione di legale combattimento all'interno delle Olimpiadi, vi ho messo in copertina, ma ho detto la prima parola strumento, ok? Sì. Poi ho messo uno strumento centrale che si chiamava Richard Ramirez, The Night Stalker, ok? Un personaggio che è probabilmente una delle persone in termini di rapporto con gli altri più terrificante che sia esistita negli ultimi 2000 anni, ok? Probabilmente. E ciò nonostante si possono vedere le sue caratteristiche di umanità al di là del suo valore di strumento. Certo, certo. E poi ho messo quell'altro strumento che si è addirittura sovrapposta alla figura del Cristo. Che okay, nella re. Ecco, quello che io, la domanda che vorrei farti, poi tu se vuoi prendi sì, queste tre ma no, persone. Ma infatti adesso andiamo, sei gentile perché posso continuare poi sul discorso alienocentrico, no? Riguardo. Sì. Secondo te questi tre strumenti possono agire quindi in relazione a quelle che sono le correnti politiche, sociali, di controllo, eccetera, possono agire con una sorta di mix
delle tre forze, quindi luciferina, arimanica esattamente. E azurica. Infatti sì. Ramirez è palesemente, cioè se tu avessi proposto magari in una maniera convincente di distruggere completamente la razza umana, secondo te lo avrebbe fatto? Questo chiedo, secondo quello che pensi, cioè Ramirez aveva ho messo proprio Ramirez perché avrei potuto metterne degli altri, sì, ma il distacco secondo me fra la misericordia e Ramirez durante la propria vita è probabilmente uno dei distacchi più ampi che l'intera umanità abbia che si ricevuto, visti, sì, probabilmente, e noi dobbiamo anche a lui più ancora di quello di Adolf Hitler, perché Adolf Hitler aveva un gruppo di lacchè fondamentalmente debosciati, sì, alcuni dei quali molto brillanti, bravo, altri assolutamente veramente ignobili, ignobilissimi, cioè, proprio, ma non agiva di persona. Ramirez agiva, no, di persona. E chiedo scusa se interrompo, fra l'altro antroposoficamente Adolf Hitler, questo ovviamente sono cose che vengono dopo Steiner, chiaramente, io quando non dico cose lo dico palesemente, tutto ciò che ho detto viene da Steiner, non sono io, adesso aggiungo qualcosa di mio secondo l'antroposofia. Hitler si sa che dormisse moltissimo, no? E che non mangiasse proteine animali, giusto? Sì. Noi sappiamo come scientificamente la proteina favorisca la sinapsi, proprio il cervello ha bisogno della proteina per funzionare e del riposo. No, lui dormiva tanto e non mangiava le proteine, nonostante tutto riusciva a fare quei convegni, a convincere quelle folle, no? Perché in quel momento canalizzava. Chi canalizzava, secondo voi? In questo caso la seconda stirpe di cui parliamo, che è sempre, e adesso è la stirpe degli alieni, quelli là, attenzione, prima abbiamo detto che gli illuminascenti erano quelli che fanno le abduction, che usano le emozioni interiori, poi ci sono gli oscuri, che qui ci avviciniamo sempre di più alla zona più oscura, proprio malefica, e questi qua agiscono all'esterno dell'uomo, con i cinque sensi, che è una cosa che fa rimane anche, quindi qui se la prima è a Lucifero, un po' legata alle cose luciferiche, si attacca all'influsso luciferico, questo si attacca all'influsso arimanico, perché tutti i nostri, è sempre quella solita storia, mi prenderanno per pazzo, ma tu mi conosci, non avrei avuto questo stato pazzo, questi stramaledettissimi aggeggi, eccoli qua, di cui la cover fatta da mia figlia con la figura di Batman, che si è fatto mia figlia, e questi stramaledettissimi aggeggi, in questi aggeggi c'è quello che l'alieno che conosciamo, è qui, perché questo potete confermarlo voi che conoscete tutto dal punto di vista materialista degli alieni. Chi ha dato la tecnologia agli Stati Uniti per inventare questo affare? Secondo voi come si chiama? Steve Jobs all'interno di un garage? Cioè, ma voi credete davvero, volete dirmi che credete davvero che all'interno di un garage è nato un affare così? Questo è... No, io stavo spegnendo la sigaretta. No, questo è un... però è una domanda che io vorrei che a cui rispondessero i nostri amici che sono in qui chat. Dentro, per esempio, avete mai visto le persone davanti al videopoker? Come diventano? Sì. Quelle persone sono possedute in qualche modo, cioè perdono la potenziale rispetto al loro libero arbitrio. Sì. Abbiamo già detto, le forze del bene si distinguono. Dici, perché allora il bene? Perché il bene ti concede a te la scelta, il male no. Quindi è proprio facile la risposta, c'è la differenza tra le due cose. E questa qua. Quindi, gli oscuri sono coloro i quali... rendono il magnetismo verso il materialismo, quindi tutti quelli che conoscete, attaccate ai soldi, gli avari, le persone, anche quelle là che invece spendono tutto, sì. Le persone che usano la violenza, le persone che urlano, che usano molto rumore, sono rumorose, cioè sai, ci sono persone che sono buone ma sono rumorose. Sì. E quindi quello è il tratto che sono cosiddette adotti da questi tipo di entità e hanno la possibilità, cosa che non ho detto per i primi,
che di manifestarsi fisicamente. E qui arrivo al dunque, perché lo so che stavano pensando, e allora quello che vediamo in cielo, ecco cos'è. Ragazzi, ripeto, questa roba ce l'hanno fornita loro. Quindi attenzione, io credo, io non è che dico che gli alieni non esistono, ma non vivono nello spazio-tempo. Non vivono nello spazio-tempo. Quindi non vengono da un altro pianeta con gli aerei, con le astronavi, non esistono. Sono realizzazioni, esperimenti che loro fanno per poter manipolare la materia. Già qua c'ho un'altra domanda che ti devo fare, me la tengo lì se non te la faccio. Sì, così finisco, finisco solo per arrivare alla terza incarnazione di questi alieni, così la chiudiamo, essendo già mi sono molto dilungato, ma per me è difficile avere un pensiero ordinato su queste cose, soprattutto togliendo un sacco di roba che potrebbe magari offendere o dai, procedi. E allora questi se tu hai, se tu ti compri un SUV, guarda, qui mi faccio altri nemici. Dici, ma come, io così sto comodo, sto bene? Sì, appunto, perché le entità oscure, gli alieni oscuri, ti rendono accattivante la visione. Perché gli UFO allora degli anni 60 rispecchiano i design che c'erano negli anni 60? Hai presente? E quelli di oggi rispecchiano il modernismo di oggi? Vabbè, questo è una domanda. Io faccio pubblicitario, quindi loro la Gestalt l'hanno fornita direttamente anche a me, quindi io li ho sgamati. La Gestalt è proprio questo, lasciar completare al fruitore l'opera. Esatto. Quindi che fanno questi? Tu adesso hai bisogno di vedere per credere, sei come San Tommaso, e si fanno toccare. Quindi hanno trovato, che loro esistono da tempo infinito, indefinito, chiedo scusa, hanno creato la tecnologia solo adesso e solo in questo momento, perché hanno bisogno, visto che siamo in tempi di cosiddetto risveglio, hanno bisogno che noi siamo schiavi di questa roba, quindi si fanno vedere, hanno detto agli anglosassoni, precisamente agli statunitensi, che devono dire qua e là un po' di verità, fanno comparire, lo so che sembrerà strano, ma è così, fanno comparire qualche totem nel deserto, fanno, presente quelli di, che ne so, puro zinco, quella roba esiste davvero, è davvero uscita fuori dalla Terra, e loro l'hanno manifestata, perché sono dei messaggi, fanno apparire le mummie, che sono davvero mummie non terrestri, ma non vengono da altri pianeti. Non so come dirlo in maniera proprio più... È più chiaro. No, no, è abbastanza chiaro. Sono legati soltanto all'essere umano, che a sua volta non è un essere terrestre, ma è giunto sulla Terra ad un certo punto. È stato fornito, ecco, alla Terra, in un certo momento della storia. Le entità che non vogliono fare, come abbiamo detto, il loro cammino, non vogliono redimersi, e sono entità retrocesse, ovviamente fanno in modo che l'uomo non cresca, per evitare a loro di dover essere responsabili di ciò, cioè attivare un responso rispetto alla nostra evoluzione, no? Non perché ci odiano, ci vogliono male, non è così. Gli Asura semplicemente non vogliono evolvere, non vogliono farsi la loro vita. E cosa glielo impedisce? La nostra evoluzione. Arriva qui la terza, diciamo, stirpe, che poi Steiner, che non ha potuto studiarlo perché poi nel 24 è morto dopo l'avvelenamento da parte della massoneria statunitense, non ha potuto spiegare due cose: il valore del battito del cuore, del flusso sanguigno, per combattere questi esseri. Qui si raggiunge anche un'altra cosa, ad esempio, non so se ricordate il fenomeno del poltergeist, no? E qui parliamo dell'influsso del sangue, di come la divinità raggiunge il mondo attraverso di noi nel senso positivo. E gli Asura purtroppo sono stati non molto ben spiegati da Steiner, ma sono quelli, ecco, che alimentano il serial killer, e sono quelli che alimentano, ad esempio, una persona che veramente, non ne parlo con giudizio, anzi, veramente ho una misericordia nei suoi confronti, uno tipo Elkan, l'Apo Elkan, no? Sì.
che poverino va in giro per Milano nudo, lo trovano nudo per Milano. Quel tipo di persona è completamente devota al tipo di alieni chiamati Asura, che vogliono la totale distruzione dell'evoluzione, della dignità, no? Tutte queste cose qua. Quando Netanyahu fa quello che fa, cioè non ho nemmeno il coraggio di dirlo, ho fatto anche una vignetta su questo, no? Perché le parole mi fanno male, no? Fa certe cose ai bambini, no? Fa queste cose, non è uno che vuole la distruzione della razza umana. Ma esiste una familiarità, secondo te, Dagon, visto che hai parlato di Lapoelkan, esiste una familiarità, questa non è una, è un'altra domanda che mi è venuta adesso, esiste una familiarità, secondo te, di relazione con questa entità di cui ci stai parlando? Cioè, nel senso, una familiarità, se il nonno di mio nonno, ha avuto, è probabile che io abbia un influsso maggiore da parte di queste entità rispetto ad altri? Assolutamente sì. E non perché l'entità poi si attacca alla famiglia, perché poi ci sono dei processi biologici che magari nelle cinque leggi biologiche spiegate benissimo dal dottor Matteo Penzo, che secondo me in Italia è la persona più accreditata a parlare di ste robe, le cinque leggi biologiche di Hammer, le costellazioni familiari, tutte queste sapienze meravigliose, i tarocchi, no? Cose che sì, non amo, ma hanno diritto assolutamente di esistere e spiegano molto bene la relazione che c'è tra le entità che adesso si manifestano come alieni, perché devono non farsi sgamare, quindi noi dobbiamo credere che vengono da altri pianeti, no? Vengono da Sirio, da Orione, queste scemidaggini, per me sono tutte sciocchezze, loro vivono nei nostri pensieri. E cosa fanno? Si imprimono nelle mappe emotive delle persone, ad esempio i luminescenti lo fanno, e quindi fanno avere un'ideologia, no? Alessandra Mussolini ancora non capisce che il nonno era un assassino e ancora lo difende. Io, figurati, veramente non faccio né apologia e non deploro queste cose, però diamine, dai. Le camicie nere non erano proprio il massimo della ma Ezra Pound non era un fascista, era un poeta. Non so se sono chiaro quando parlo. Sì, certo, anche perché, sono questioni, poi uno può allargare a questioni relative a posizionamenti politici e sociali. La famiglia si imprimono, si imprimono le ideologie. Uomo solo. Si imprime le ideologie. E poi ci sono sicuramente diversi livelli di intenzione fra un posizionamento e l'altro, anche in relazione a quelle che sono le influenze anche del momento che sta vivendo. Elon Musk adesso in questi giorni, mi dispiace tantissimo, perché la perdita di un figlio non andrebbe nemmeno raccontata, soprattutto io sono papà e quindi il fatto di parlarne mi dispiace, che non dovrei farlo, ma quell'uomo sta ricevendo un segnale di redenzione. Quindi veramente le entità degli oscuri che per esempio fanno capo a lui, tanto è vero che, guardate un po', lui lavora con SpaceX, si chiama la sua serie di... Guardate un po', io adesso non faccio il suo esempio, questa cosa adesso confluisce attraverso di me come un fiume, non è che avevo programmato di dirlo, ma lui, come gli oscuri proprio sono quelli che creano, cioè di astronave, il concetto di astronave, di oggetto che possa superare l'uomo, questa roba viene proprio da loro, e quindi lui sta subendo, c'è una prova per lui che gli dice: guarda che stai guardando dalla parte sbagliata. Chiaramente, questo è un posizionamento. Io sono sicuro che Elon Musk sta guardando dalla parte sbagliata, magari anche parzialmente per motivazioni differenti, però ne sono sicuro. Sicuramente per la maggior parte
penso di intendere il pensiero dei nostri amici che ci stanno ascoltando, perché in parte intendo il mio. E la domanda semplice ma fondamentale che io ti porrei è quindi, fondamentalmente, Dagon, effettivamente tu escludi che nella enormità incredibile dell'universo in cui siamo inseriti esistano altre forme di vita al di fuori dell'uomo? Cioè, questa è una cosa che la devi dichiarare necessariamente, certo, in maniera chiara, perché se fosse così la dichiarerei. Questo è un pensiero che puoi tranquillamente avere, ma non corrisponde alla verità, perché in realtà esistono tutti i tipi di forma di vita, anche le nebbie radioattive pensanti nell'universo. Su questo non ci piove, ma non esistono le cose che vediamo noi qui, quelli che noi vediamo. Con che livello puoi... Io con te un livello di discussione... Certo, cerco di essere ancora più... Cerco di argomentare meglio. Scusa se non lo sono, però il tuo acume mi permette di impegnarmi di più. Ma perché i miei amici, amici questa sera, ma no, infatti, direbbero... L'universo è chiaro. Io ripeto, ciò che dice l'antroposofia non vuole controvertire ciò che dice la scienza o la nostra intuizione. Questo mai. L'universo è abbastanza grande per contenere moltissimi, tutti i tipi possibili di esistenza, solo che ci sono alcune forze, quelle dell'amore, che per ora ci impediscono di incontrare esseri che siano minerali come noi. Questo voglio dire. Adesso ci è impedito, noi non siamo pronti per incontrare un altro essere vivente che abbia avuto un'evoluzione di tipo minerale su un altro pianeta. Posso fare un esempio, giusto per... Noi sappiamo come sulla Luna... È naturale chiederti anche perché, perché ti chiederanno anche perché siamo pronti, ovviamente. Siamo pronti, faccio un esempio. Facciamo finta che esistano esseri viventi su Titano di tipo minerale. Però se toccassimo un essere che vive su Titano, ci congeleremo all'istante, no? Perché toccando la sua mano... Sì, perché hai fatto l'esempio di Titano, potremmo fare l'esempio Europa, per esempio. Esatto, benissimo. Oppure un essere... io vado su Venere, no? Venere. Potrebbero esistere esseri... è un esempio, è chiaro. È sempre minerale, intendo dire... Minerale come materiale, certo. Quindi, anche di un'altra radice biologica, ma comunque minerali. Ci sarà, perché io dice stiamo cercando questo posto simile alla Terra, eccetera. Pure se lo troviamo, eppure se riusciamo a capire che lassù c'è una forma di vita, non potremmo, è quasi impossibile che potremmo, che in quest'era, ecco, queste R, non è possibile incontrarli. No, ma io lo sento questa cosa, sento... Le leggi dell'universo lo impediscono per ora. Al momento, infatti. Al momento. C'è un motivo se in questo momento la nostra tecnologia, Se tu fossi l'unico a sapere questo e ti chiami Asura, tu ti chiami Teo Asura, no? E tu sei l'unico a sapere questo. Che cosa faresti se hai bisogno di qualcosa? Tu dici, sai che faccio? Siccome io non posso creare niente, io non sono... io vedo l'evoluzione, la vedo. E quindi io faccio finta di essere quell'entità che esiste. Ma non è reale. È verissimo che esistono. Dubbio. Le astronavi esistono. Io ho detto soltanto che quelle che vediamo noi sulla Terra... per questo vediamo quelle evoluzioni impossibili a 90 gradi, le leggi della fisica, chissà che tecnologia. Ma quale tecnologia? È un'illusione. È una pura illusione. Un giorno, quando conosceremo le leggi profonde della materia, anche noi saremo capaci di fare quelle cose. Saremo capaci anche noi. Sai cosa disse Steiner quando gli chiesero come sarà il futuro quando si incarnerà Rimane? Lui... da uomo disse, io posso dirti quello che ho visto, che vedo con la chiaroveggenza,
Non so spiegartelo però bene. E lui disse: il mondo sarà rinchiuso sotto una rete di ragno. Allora uno dice: vabbè, che cos'è la rete se non il web, la telematica, l'intelligenza artificiale? È un microprocessore, giusto? Sì. Guardatelo bene, non assomiglia a un cosettino nero quadrato con... sembra un ragnetto, cioè le zampine sì, sulla... ha una somiglianza sicuramente. Allora lui, essendo un chiaroveggente Steiner, per questo gli do molto credito, e, mi farebbe piacere se voi accoglieste soltanto qualcuno dei suoi libri, ma vi faccio vedere quale, perché veramente ne vale la pena. Lui vedeva delle cose e cercava di tradurle con il linguaggio che conosce, quindi lui ha visto praticamente un microprocessore, questa rete internet, e l'ha dovuta per forza interpretare come una tela di ragno. E noi, gli alieni, sono semplicemente gli Asura, che non possono venire sulla Terra, però sono molto più sapienti, intelligenti e molteplici rispetto ad Arimane e poi a Lucifero, che questi ultimi non sono nemici dell'uomo, non sono nemici dell'uomo, lo ripeto. Gli Asura, sì, sono nemici dell'uomo, quindi hanno creato l'illusione più alta di tutte, ovvero quella degli alieni, che sarà il futuro di questa nostra umanità. Io, quando prima c'erano le videocassette, Teo, tu lo sai, negli anni 90 andavi a comprare la videocassetta, che c'era il documentario di mezz'ora per capire un po' cos'era sto Roswell, e abbiamo sognato tanto, no? E andava bene fin tanto si parlava di questo. Ma adesso che gli stati, per intendo gli stella striscianti, cioè gli Stati Uniti d'America, che cominciano, no, a dare un po' queste cose, che loro dicono la verità, ci dicono finalmente la verità, non è vero, stanno ancora più intanto menzogna, ancora di più, ancora più menzogna, perché catturano proprio le persone, le forze più grandi. Io penso, io ho degli amici che amo, veramente amo moltissimo, che purtroppo loro parlano di questo spesso, cioè indagano moltissimo sulla storia degli alieni, su queste cose degli alieni, eccetera. Io li ammiro, perché veramente sono delle forze della natura. Quando parli con loro, studiano ogni particolare, bravi, 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 li ammiro e li invidio, mi credi? Però stanno usando la forza nel modo sbagliato, dal punto di vista antroposofico, secondo le parole di Rudolf Steiner, che io abbraccio perché ho riscontrato. Io devo fare l'avvocato del diavolo, ovviamente. Sì. L'avvocato del diavolo. Guarda, proprio sta parlando tra le fiamme dell'inferno dello sfondo. Devo fare l'avvocato del diavolo, però effettivamente, da quelle che erano le mie convinzioni anni fa, innanzitutto devo dire una cosa, che non abbraccio niente al 100% al momento, forse per questione di evoluzione, di credenza, di quello che è, però di una cosa sono sicuro. Ci sono delle incredibili corrispondenze fra i cosiddetti testi sacri di ogni religione al mondo, che parlano di una serie di esseri che molto più dell'aspetto di alieni, così come vengono intesi alla X-Files, per intendere, hanno molto di più l'aspetto di creature energetiche similari a quelle di cui se tu avessi bisogno dell'uomo, ti adesso non puoi apparire come divinità, perché no, lo chiaro. Sappiamo la Chiesa come ha rovinato il concetto di divinità, no? E sì. Se tu hai fame e sei un barbone, ti presenti alla festa per imbucarti a una festa, ti cerchi di vestirti al meglio possibile, di essere irriconoscibile. Sì. E chiaro. Teniamo sempre questa questione del pozzo, ovunque sia scavato, se tira fuori dell'acqua, è quello che ci serve. Quindi penso che sia questa almeno la mia posizione nel limitare Dagon a parlare di queste cose, che io dichiari o no di trovarmi più vicino a lui o meno vicino a lui, questo è irrilevante, perché credo che sia rilevante il fatto di tenerci aperta una porta. La questione più di una porta, la questione della rete,
a me viene in mente quando ho fatto 7, 8 live che ho chiamato Satira e Grappetta, che adesso ho spostato sul canale che sta nascendo, nuovo. Sì, ho seguito acitamente. Ne avevo fatta una pillola, mi ricordo, nel giorno di San Valentino. E il giorno di San Valentino Google aveva celebrato nella sua pagina iniziale di ricerca la giornata di San Valentino, quest'anno, differentemente a tutti gli anni passati, aveva celebrato questa immagine di un uomo e una donna, per fortuna, un essere di genere maschile, un esemplare di genere maschile, un esemplare di genere femminile, inteso, ho detto per fortuna innanzitutto inteso al fatto che poi sarebbe nato un bambino da questa unione, ma l'unione veniva praticamente celebrata con la testa delle due persone sostituita da un microchip che dal punto di vista magnetico venivano avvicinati. Ok, questo era quello che l'agghiacciante visione di San Valentino per Google. È antinomia agnostica pura. Io ho sentito parlare, ho letto ieri che qualcuno diceva: ma l'agnosi non è così cattiva come dici tu. No, quello è proprio il peggio che si possa, purtroppo, che si sia manifestato, il peggiore, ecco, dei pensieri che si sia manifestato, perché favorisce l'antinomia, favorisce come si dice, la misantropia, e viene tutta dall'agnosi. L'agnosi sostiene che non si debba seguire le leggi cosiddette, purtroppo mi dispiace di parlare così, cosiddette di Dio, cioè per l'agnosi, soprattutto di tipo, vabbè, lasciamo perdere, per un certo tipo di agnosi, cioè, c'è gente che vive nelle fogne, no, sai, fa del male, perché attraverso il male, per questo principio, dice, affrettiamoci, distruggiamo tutto. Molti satanisti la pensano così. E si realizza questa antinomia che poi è invisibile, no? E soprattutto odia la procreazione. Esatto. Quindi per questo ridevo prima sul fatto, perché il fatto di portare avanti la razza umana è una cosa che a questi qua non ci piace proprio. Desiderano che basta, ma fai tu, ma che devi fare coi figli? Io non so se tu mi leggi nel pensiero o siamo abbastanza sintonizati, perché io prima di terminare questa lunga chiacchierata, ecco, faccio vedere un testo che è molto famoso, ecco. Vai, sì, che siamo già un'ora e venti, per cui adesso andiamo verso la chiusura. Esatto, questo è il testo di una gradevole signorina, figlia di un grande artista che è Pino Mango, che io ammiro e amo moltissimo, sia per la musica, per i testi, per la sua personalità. Cioè, purtroppo c'è una figlia che sta facendo un'opera che si riferisce, diciamo, a quelle entità luminescenti. Questa canzone è veramente graziosa, no? È pop, è bellina, cioè, recita nel ritornello che in questa sera d'estate che ti lasciano il segno, e lo so quanto vale un errore, e dice quanto è bello sbagliare, questa è l'antinomia, spiegare l'antinomia, niente fretta che mi stressa, non la voglio quando torno in città, cioè non voglio la sofferenza, no? Esatto. Non voglio la responsabilità, tante che me ne importa, non mi importa. Leggete qua, mamma male, mamma male, questo lei lo fa cantando, sì, così, che vada, ci pensiamo domani, e leggete bene qui, e se nasce un problema, poi scivola via. Cosa vuole dire qua? Se io e te usciamo, la madre, la condizione della madre male, se qualcosa domani ci pensiamo con la pillola del giorno dopo, no? Oppure con l'aborto. E se nasce un problema lo facciamo scivolare via, come una macchina sull'autostrada del sole, della paganesimo notte. Nella notte, cioè quella della morte. Quindi sì, se qualcosa che io e te ci divertiamo stasera, non ce ne fotte niente, divertiamoci, non pensare a niente, pensa alla tua crescita personale e basta, la madre è male, e se qualcosa, se io e te ci abbandoniamo, se nasce un figlio, che ci fotte? Andiamo in una clinica. A norma di legge, gli omicidi a norma di legge, qua parlo per me, parlo solo per me,
a norma di legge un uccisorio pubblico, anche perché prima c'è sempre, da sempre, c'è la legge che tu lo fai il figlio e puoi lasciarlo sia in ospedale a forma anonima. Sì. Correggimi se sbaglio, Teo, ma questo lo sanno anche. No, dovrebbe essere così. Carri. Però niente, ci deve essere una legge perché si possa uccidere. Però va bene, questa è una cosa mia, per una critica. No, ci deve essere una come dire, una regolamentazione che tolga del tutto, che deresponsabilizzi del deresponsabilizzi tutto. La persona. Io, è possibile anche che io la pensi diversamente da te, ma in termini la libertà, di specie... Questa è la libertà, però il punto... Esatto. No, scusami, perché poi devo... È importante. Devo discolparmi per il futuro, nel senso... io non è che sono... Io sono contrario totalmente all'incidere sulla vita. Quindi sia delle persone che decidono di praticare questo omicidio assistito, ma anche sono libero di dare la possibilità a questa creatura di venire al mondo. C'è una persona molto famosa nella rete, non dico il nome, che è vissuto come orfano, insomma, e ha fatto tante cose belle. Pensa quanto bene abbiamo tolto il mondo se l'egoismo, e qua parliamo delle entità asuriche, quelle là oscure, quelle che si manifestano con le astronavi, no? Con la tecnologia, con l'intervento delle mani. Capito? Io solo questo vorrei imitare sulla riflessione di questo. La libertà sta sia nel scegliere di uccidere che di lasciare in vita, attenzione, e la propaganda, perché se tu dici a 13 anni dai la possibilità a una ragazzina, ti preoccupa, tu dalla via, ti preoccupare che la libertà di... È bella la libertà, fate quello che volete. Tanto c'è la tecnologia, ti pigli la pillolina il giorno dopo o vai in clinica e scivola il problema via. Con poche centinaia di euro. Ma qual è il problema? Quindi era solo per far capire, nella dolcezza di questa ragazzina, Angelina Mango, che davvero io non sto facendo, non è un eufemismo, non è un modo di sfottere. Quella ragazzina è bellina, è simpatica, sembra una brava ragazza, però le viene affidato un compito, di portare con sé questa luce luciferica. Ecco, quindi... Noi abbiamo, quando io parlo più e più volte di come mai... È molto difficile spiegare come mai gli artisti, non tutti... ma una grande parte di cosiddetti artisti, che artisti non sono, ma sono artigiani di questa spiritualità deviata, oggi agiscano in maniera palesemente, insomma, condotta per mano. Sono degli artisti, sono degli smartist, cioè sono nella confezione, poi uno è giallo, uno è blu, e nella loro mente avere il colore... Non cambia la tua forma, resti sempre una sfera schiacciata. Sì, no, anche perché se poi ti viene anche introdotto il fatto che fondamentalmente l'accettazione della diversità passa dallo schiacciare, da fare un minestrone, esatto, e recuperarne un arcobaleno, allora siamo arrivati alla distruzione totale dell'accettazione. Sì. Questa rabbia in realtà per l'orgoglio della propria identità, esatto, sia essa identità umana, identità di genere, identità viene passato come un grosso minestrone. Questo sì che è argomento da altro canale, però è la realtà, è una delle realtà, dei fatti in realtà, ma è la genialità di questo collettivismo del pensiero che la sta gestendo in maniera perfetta. Perfetto. Dove c'era dell'idealismo magico, anche se può essersi giunto a forze politiche che ad Agon non piacciono, che magari ad Agon piacciono meno che a me, nel passato, rimane sempre il fatto che l'idealismo magico, se mantiene l'identità e mantiene il nostro viaggio spirituale, è una cosa differente rispetto a questo materialismo che stiamo vivendo e che ha la doppia faccia, no? Materialismo, capitalismo, ma in realtà è la stessa cosa e la stiamo vivendo al giorno d'oggi con questi araldi
qua della distruzione totale. Vedete che è arrivata il titolo della puntata. Esatto, gli araldi, che io chiamerei anche taraldi, perché sono bucati al centro, ed è facile vedervi attraverso, basta solo, concentrarsi solo... La domanda che però io mi faccio, Dagon, scusa se ti interrompo, è quella che a me viene fatta tutti i giorni quando mi dicono: Teo, ma tu non ti rendi conto che le cazzo di cose che dici o il modo in cui le dici non arrivano? Cioè, ora, non arrivano, nel senso che... perché la casalinga media che ascolta Angelina Mango a 60 anni cercando di rifarsi una vita, capisci che la capacità di comprendere la metafora oltre quello che c'è scritto lì è dura, molto dura, cioè, oramai siamo a un livello veramente... Infatti, ti ho appena espresso la mia preoccupazione, il mio dolore rispetto alla consapevolezza che molte persone super sapienti che sanno veramente studiare sostengono che gli alieni veramente vengono da, perché ci hanno la forza, gli strumenti propulsivi, chissà quale tecnologia. Mannaggia. E purtroppo è così, figurati la cosiddetta casalinga, no? Che un tempo aveva la possibilità attraverso la religione monoteista ordinaria, no? Di capire almeno qualcosa, ma purtroppo anche quella è totalmente sparita, cioè proprio è totalmente... Sì. No, la funzione... Sì, esatto. La funzione della donna viene considerata un laccio emostatico oggi. Bravo. La funzione di mamma della donna viene considerata un laccio emostatico e siamo nelle mani delle orde che una volta erano nere, poi diventano bianco e blu, poi diventano rosse, ma sono sempre quelle. Sempre quelle. Rispetto ad altre forze, però fatevi anche un conteggio: quali sono le forze politiche, al di là dei crimini che vengono fatti da tutti, quali sono le forze politiche che sono state avversate e distrutte dal materialismo imperante dopo la Seconda Guerra Mondiale? Quale tipologia di rapporto con l'idealismo è stato distrutto al mondo e quali invece oggi sono presenti? Questa è una domanda interessante da farsi. Posso fare un parallelismo che tornerà utile per capire anche che, per fare chiarezza anche sulla mia posizione rispetto alle ideologie di cui parlavi, no? Sì. Immaginate che il fascismo è stato un po' come luciferico, no? Il nazismo è stato molto arimanico, e poi il comunismo purtroppo è asurico, che è quello che sopravvissuto. E che adesso, per esempio... Io posso fare apologia del comunismo, se faccio il pugno chiuso non viene nessuno a casa. È Ilaria Salis, che picchiava le persone a sangue, occupava le case, cose del genere, adesso è una parlamentare europea, votata da migliaia di italiani. Teo, aiutami. Aiutami, cosa vuoi che ti dica? Se no, proprio tu, perché... La mia posizione, che... la mia posizione è netta, ma io salvo anche... Cioè, oramai la gente che mi conosce lo sa. No, però non rompere le scatole. Io salvo le forze. A Prenappio, è divertente, nel senso, mi divertirei. Le forze progressiste, no, ma aspetta, lascia perdere. Le forze progressiste del combattimento iniziale, non repubblicano, e non in parte materialista, ma quel tipo di idealismo, piuttosto che il futurismo, piuttosto che le scelte di una certa... raccoglimento attorno all'anima dell'uomo, alla sua possibilità di evolversi in termini di riprodursi, la scelta sacra di dividere uomo e donna in maniera... cioè, quelle cose lì io le salvo e basta, perché se vedo che una porzione di quelle unghie lì potrebbero essere ancora utili oggi. Per il resto io sdogano tutto quello che tu hai detto, perché ragazzi, oggi comunismo e capitalismo si sono mostrati per quello che sono e sono esatta. Adesso ve ne ha dato, come dire, una porzione spirituale, Dagon, in maniera piuttosto chiara. Il neoliberismo che cos'è? Se non l'antinomia dell'antinomia nell'antinomia, cioè con questa triplice formazione che è inquietante, però ti do assolutamente ragione, no?
Adesso vedremo, sicuramente io mi sento di dirvi, sentite quando è che viene fuori qualcosa di buono e lo sentite, e le persone troppo fissate sull'empatia, sia in positivo che in negativo, come giustamente ha detto Dagon, empatia e non misericordia, che sono, cioè, empatia e Cose non totalmente compassione, diverse. che sono Sì. cose molto diverse. Molto Il diverse. Buddha la chiamava compassione, chiamiamola misericordia, dategli il nome che Compassione. volete, però Bravo. compassione. Bravissimo. Il soffrire assieme significa che vi rendete conto del fatto che riempire barche di gente che arriva qua per essere sfruttata e prendere il lavoro, ma non è prendere il lavoro, è quel lavoro che gli italiani rifiutano per non essere schiavizzati, Esatto. Mi riempire piace il fatto barche, che lo farci metti in chiaro. soldi, eccetera. Questa roba qua è, cioè, la gente E sfugge né da. io né Teo né voi che ascoltate siete colpevoli di quello che accade. Sappiatelo. No, Quindi sei responsabile di quello responsabile sì. Cioè hai l'abilitazione al responso, puoi trovare la soluzione. Esatto, Quindi e può. qual è la soluzione? Dire la parola magica in francese, la dico. Alla nemichite morte, cioè vattene Esattamente, in culo. francese, È qua poi sempre esatto. inglese perché è la lingua dominante. E quindi E l'importanza del dire no evviva la quando concordia, c'è da evviva la dire concordia. no, quando c'è da dire Dire no. no. E andate a tornare anche su Tolkien, che sapeva benissimo il significato del togliere una vita, ma il significato del non toglierla una vita, in determinati momenti, e sappiatela anche girare, insomma. Ecco, questo è un altro Esatto. suggerimento. Tolkien, altra persona che è passata da tutte le peggio, Gli hanno poi dato di vabbè. tutto. Sì, Gli hanno dato di beh, tutto. perché lui ha avuto il coraggio di farli vedere, tra l'altro, questi personaggi in altra veste, di dire anche ci sono delle cose che sono evolutivamente superiori e altre inferiori, ed è così, cioè non ci sono cazzi. Basta, così. È il sovrapporre evolutivamente superiore e inferiore a utile e non utile, a bello e brutto che incomincia a essere sbagliato, almeno secondo me, perché entra in altre categorie di ciò di cui abbiamo parlato anche tu, insomma. Vabbè, stiamo facendo un comizio, ormai adesso siamo 1:33, per Ormai cui. ma chi è arrivato fino a qua o è un folle o si è addormentato lasciando il device da cui vede acceso Vabbè, oppure potrebbe non essere negativo no, in oppure fondo, sta beh, qualcuno sta certo. scrivendo da Pure sta un trattato per rispondere eh. quindi è ancora online. Quindi io ti ringrazio perché dovevamo chiuderla stavolta perché il discorso Sì. è ampissimo. Abbiamo perduto la metà del tempo a tenere le mani avanti perché su questi argomenti è necessario per Vabbè, non. però Resta qua. capiterà, se tu avrai piacere, anche ti vorrò fare dei quesiti, magari in trasmissioni più brevi, anche di là, Sì, vediamo un po' quello che cercheremo di trattenere è. per ora solo per chiudere bene l'ambito delle forze del male e poi magari prossimamente potrò parlare di ciò che so riguardo a come lavorare per salvarsi, no? Mi Da viene questi. in mente, quella roba. Una delle primissime trasmissioni, poi chiudo. Io e Sì. Dagon ci eravamo guardati un po' così, che poi guardo, ecco, devo fare un po' Sì, lo così, riesco. un po' così, perché aveva detto: siamo socialisti entrambi, però mi sa di un colore o di una forma un po' Però volevo diversa, dire, io e te. me lo ricordo. Sì, me lo ricordo benissimo. Ragazzi, io sono stato iscritto a Rifondazione Comunista negli anni 90. Capisci? Pensa che Ma mi ha. io proprio, io ho Mi fatto tutte le allo. Mi allo. manifestazioni, capito? Mi Ti allo. allontano. Ragazzi, io ho sostenuto. Che ne so di Liberto, sta gente qua, ma io se solo ci penso ancora mi. Vabbè, la mia maglietta si vede solo a metà, Capito? è meglio Ognuno di noi, no? Però perché. poi sulle parti buone No, siamo ma d'accordo. infatti è Che quello il bello fatto, sulle questo, che parti bello. evolutive, perché ci sono delle persone che hanno Bello. dato anche a costo della propria Sì, vita esattamente. per sé e per l'evoluzione della specie. E non si tratta di selezione, evoluzione spirituale della specie. Va bene, Dagon, dai, io ti saluto Lo saluto. e
e vediamo di incontrarci ancora per mettere avanti qualche altro argomento che magari scalderà anche in maniera più semplice. Però secondo me queste erano puntate, ragazzi, da Abbiamo parlato di fare. una cosa proprio molto ampia e difficile da digerire. Sai, è una di quelle pietanze un po' esotiche, ecco, che Certo. in realtà sono fatte con gli ingredienti del nostro tempo e della nostra stessa cucina. Dobbiamo solo abituarci a provare questi sapori nuovi che non ci aspettavamo. Libertà Esatto. sempre per tutti. Io ringrazio davvero per avermi ascoltato a te e a tutti quelli che si sono collegati sia questa che la volta scorsa. Grazie. Grazie mille, Ci grazie vediamo. Dagon. E ciao a Ciao Mitch. tutti, ci vediamo alla botteguccia, bellum perenne, tutti gli altri contenuti della botteguccia Cracker Barth. Pulite va Grazie bene tutto quanto, ok? mille. Buonanotte, ciao ciao.